Buon inizio settimana a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Una notizia che sta girando dalle ultime ore. Francesca Cipriani, la nota showgirl, ve la ricordate, che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello e nel 2018 invece ha partecipato all'Isola dei Famosi, ha una super cotta per gli uomini più desiderati di questo momento e sto parlando del nostro amatissimo Jean Yamal. A quanto pare Francesca Cipriani ha confessato in un'intervista per Viva Radio Autostrade per l'Italia su RTL 102.5 che nel programma di Live Nonella D'Urso ha conosciuto il nostro attore Jean Yamal. La pupa, infatti, ha dato dei racconti veramente scioccanti per quanto riguarda il loro incontro. Parole di questa intervista dice: mi piace Jean Yamal, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo anche parlati per un bel po', quasi un'oretta. Ma non è l'unica cosa, perché poi dice: eravamo rimasti, sentite, che ci dovevamo rivedere, ma il blocco, cioè il lockdown e il coronavirus, ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche, devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminato con uno sguardo, dice sempre parlando di Jean Yamal. Gli scrivo però sul suo profilo Instagram e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore, ahimè, sono sfortunata. Ma lui però mi cercava con lo sguardo. Gli ho chiesto di andare a cena e mi ha detto anche sì, ma poi nulla. Che Jean Yamal gli abbia dato buca e il 2 di picche? Chissà, scrivetemelo nei commenti. Lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Una buona giornata da Angela.